per far capire che questo bimbo che nasce, cresce in sapienza, età e grazia per salire sulla croce, morire e poi risorgere dopo 3 giorni e di là mandare il suo spirito che è la nostra grande risorsa che abbiamo ricevuto col battesimo e col battesimo. Questo è il Natale, il resto è contorno. Ci sono cose belle, meno belle, però l'evento del Natale è Gesù Cristo che nasce ancora una volta per noi attraverso i segni della liturgia. Questo per voi insegno.
troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E subito apparve l'angelo con una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Siamo qui convocati per celebrare il Natale del Signore. L'evento della nascita di Gesù, avvenuta una volta per tutte, 2000 anni fa circa, si rende ora presente in modo misterioso, ma reale, attraverso la liturgia della Chiesa, in particolare mediante il sacramento dell'Eucaristia. La parola di Dio che abbiamo ascoltato, come sempre, ci offre la chiave di lettura del mistero che stanotte ci coinvolge e interpella. Interpella a fondo la nostra vita in qualunque stato si esprima, in qualunque età abbia raggiunto. L'anziano come il giovane, il prete come il laico, la persona consacrata come quella sposata, oggi lo si voglia o no, chiunque è messo di fronte all'avvenimento che ha dato una spina dorsale alla storia dell'umanità. Per questo oggi in Occidente l'umanità non ha più spine dorsali o poche. Annunciare il Natale, infatti, significa affermare che Dio, attraverso il Verbo fatto carne, ha pronunciato per noi la sua ultima parola, quella definitiva, una parola profonda, bella, chiarificatrice e decisiva, perché è il sì di Dio al matrimonio con l'umanità, dove l'indissolubilità e la fecondità sono garantite da un patto di stabilità e a Dio stesso per garante. L'araldo della liturgia del Natale è dunque il profeta Isaia. In questa messa della notte ci ha detto che il popolo immerso nelle tenebre vide una grande luce. Per questo è il segno della gioia, gioia grande. Nella messa dell'aurora annuncia l'arrivo del Salvatore con la sua ricompensa. Nella messa del giorno mette in evidenza il messaggero che porta ai deportati una buona notizia. Il Signore ci ha riscattati dalla schiavitù e i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. La sintesi, carissimi fratelli e sorelle, di questo annuncio sta nel nome di Gesù. Di fronte a questo mistero, che è segno di contraddizione, la società si spacca in due. Coloro che hanno compreso il senso del Natale e lo vivono nella gioia vera, una gioia religiosa, una gioia che porta luce e pace, perché è la gioia di Dio che Isaia ha proclamato stasera. Ma ci sono anche coloro invece che confondono la gioia del Natale con l'allegria mondana, perché di fronte al mistero si bloccano e chiudono le sale tedesche del loro spirito per rimanere in un mondo piccolo che si accontenta delle luci artificiali e di quanto offre il mercato umano. Per certuni il Natale molto spesso genera la noia anziché la gioia. Allora c'è qualcosa che non funziona. Senza la fede l'uomo si perde, e lo vediamo. La fede, lo ha scritto San Paolo a Tito, ci dice che in questo mondo è apparsa la grazia di Dio, l'abbiamo sentito, che porta salvezza a tutti gli uomini.
a ripiegare le pietà e a vivere con sobrietà, in attesa della beata speranza, cioè dell'incontro con il nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. La fede dunque non è un rifugio per gli sprovveduti, per gli intellettualoni di tutti i secoli. La fede non è un rifugio per gli sprovveduti o un talismano da nascondere nelle pieghe cauteriate, una parola tutta dalla morale antica, della nostra coscienza. Essa tira dentro il presente e il futuro. Da quando Cristo, ve lo dico, nell'uomo, è entrato nella storia, il tempo è diventato una dimensione di Dio. E la fede, dice Tommaso d'Aquino, è un habitus, una costante disposizione dell'anima che permette l'innesto della vita eterna in noi, mediante l'ascolto della parola di Dio e la celebrazione dei sacramenti, in particolare dell'Eucarestia domenicale. La fede dunque ha una forte rilevanza per la vita personale e sociale. Ho più volte detto in questa città che se si vuole che l'economia riprenda, si torni a messa alla domenica, perché tornando a messa alla domenica si impara che cos'è la verità, ma soprattutto si impara a testimoniarla col dono di sé, sradicando l'egoismo dal profondo del nostro essere. La crisi economica è una crisi di fede e di crisi morale. Se vogliamo guardare in faccia la realtà del nostro mondo occidentale, vediamo che le ragioni della sua crisi sono soprattutto due. Primo, la secolarizzazione con il conseguente individualismo utilitarista. Senza Dio è scomparsa l'etica della responsabilità. Non ci sentiamo più responsabili dell'ambiente in cui ci troviamo. Lo diceva già Weber. Anche nei paesi dell'antica riforma, i protestanti. Seconda causa, il ruolo della politica. Senza Dio anche la democrazia cade nella trappola del potere, a scapito del bene comune. Essa deve reimparare dal Vangelo, dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare. Come diceva un illuminato docente, non prendetevela con Dio se Cesare scappa con la cassa. Oggi si può aggiungere che non è colpa di Dio se in Parlamento prevalgono le lobby anziché le ragioni del bene comune. Anche in questa legge ultima che hanno approvato, le lobby hanno vinto rispetto al bene comune. Lasciano che i nostri giovani si rovinino col gioco d'azzardo. È una vergogna e vi vado fuori testa, ma è meglio che mi rieghi, se no perdo la calma, vero? Tu mi devi controllare, come hai detto che ti chiami? Beatrice, detto che non perdi mica la parola, Beatrice, quanti anni hai, hai detto? 6, tra 10 anni hai 16, sai, penso un po' che bella ragazzina che sarà, verrò a vedere, sai come sarà, per vedere se sarai buona, se sarai capace di mettere in pratica le parole che stasera abbiamo ascoltato. Oggi, dicevamo, la separazione, purtroppo nell'agone sociopolitico italiano ed europeo, prevale sempre più l'emergere di un progetto di vita al di fuori di Dio, della persuasione che per garantire la laicità della democrazia, la fede vada relegata nell'intimo della persona, dimenticando che l'autentica laicità ha radici cristiane,
e che il vero laico trova nell'ispirazione cattolica, che vuol dire secondo il tutto, non solo una verifica della propria identità, ma anche il proprio da porre sulla bilancia delle decisioni democratiche. Di fatto la separazione tra fede e ragione è un dramma, perché ha distrutto la capacità di raggiungere le più alte forme del ragionamento. In altre parole, per l'oscuramento della ragione, non sostenuta dalla fede, l'uomo è insidiato nella sua dignità e nella sua capacità di raggiungere la piena maturità. Le fantasie genetiche, il basso indice di natalità, il disprezzo della vita umana, la glorificazione delle devianze sessuali, la corrosione dell'istituto della famiglia, rivelano l'assenza di una educazione al senso della vita che costringe le nuove generazioni a brancolare nel buio di una libertà senza verità e impedisce loro di sperimentare la forza trasformante del vero mondo. Beatrice resiste in questo fine, mi raccomando. Oggi, di fronte ai grandi mutamenti planetari, le ideologie sono in crisi, per non dire fallite, ma pretendono di conservare il loro potere contrattuale. D'altra parte l'Europa fatica ad elaborare un nuovo pensiero critico. Ne aveva uno in passato, diceva André Frossard, quello prodotto dal cristianesimo e che le aveva dato un volto presentabile, ma ora si sta facendo di tutto per rottamarlo questo volto. Tutto ciò è frutto di un pensiero anemico e ha sostituito il bene con i valori. Quando un bene viene chiamato valore, e qui è difficile il concetto, non ho tempo di spiegarlo, ma è importante, quando un bene viene chiamato valore, lo si diminuisce e lo si devalorizza, e l'equivalenza dei valori genera il relativismo. Ci siamo dentro in piedi, siamo sotto la dittatura del relativismo, cioè non esiste una verità, ognuno si fa la sua, diventa una questione di potere, chi più ne ha vince. Questa è la logica della nostra società. Esclusi ma anche i ricchi, i poveri di Vangelo, perché hanno bisogno del Vangelo per potersi salvare. Allora cosa bisogna fare? Bisogna ripartire da Cristo. Allora in questi giorni ho scritto una nota pastorale, proprio intitolata così: ripartire da Cristo, cioè dalla verità, come scrive il filosofo francese Rémi Braque, perché solo la verità che si è resa visibile in Gesù Cristo ci rende veramente liberi, soprattutto verso le nostre passioni, ma soprattutto per riscrivere le nostre regole di vita. Abbiamo bisogno, cominciate da me, di ridarci una regola di vita. Padre onnipotente, e l'unico
primo gennaio fino al 31 dicembre per impetrare il dono delle vocazioni sacerdotali. Abbiamo pochi preti, mentre ne abbiamo bisogno di bravi preti, molti, perché senza il prete non c'è l'Eucaristia, senza l'Eucaristia non c'è la Chiesa, senza la Chiesa il mondo, che lo voglia o no, rimane nelle tenebre. Ecco allora che io chiedo a questa diocesi, quindi inizia a me, in questa preghiera intensa, perché ci regali sacerdoti. Adesso siamo una società un po' malata, non ne diamo più delle vocazioni sacerdotali, religiose, maschili e femminili, come è grande tradizione della terra unica. Perciò io confido voi nella molto nella vostra preghiera. Abbiamo fatto stampare un'immaginetta che metteremo in tutte le parrocchie, in modo tale che ciascuno possa ritirarla e possa recitarla anche per conto suo.